Vediamo un po'. YouTube mi ha tolto gli iscritti, YouTube elimina gli iscritti, cosa sta succedendo? YouTube cancella gli iscritti, ma che cacchio dicono? YouTube non toglie proprio nulla, ma proprio nulla. Non perdetevi. YouTube elimina gli iscritti inattivi, vi spiego cosa succede. Dai, ma non è possibile. Pronto? Ehi, ciao, di nuovo tu. Eh sì, guarda, stavo per registrare il vlog e mi chiami. Mi hai già chiamato nel vlog del mese scorso. Mi chiami pure in questo vlog. Cioè, prima del vlog. Sembra che tu lo faccia apposta. Dimmi. Sì, stavo leggendo ora lo speciale del fatto degli iscritti che YouTube sta togliendo iscritti ai canali, ma no, no, non è vero ovviamente, è una stronzata. No, YouTube non farebbe mai una cosa del genere, non toglierebbe mai iscritti ai canali senza alcun motivo. No, sì, sto leggendo, ma non è vero nulla, non è vero nulla. No, guarda, facciamo una cosa, io ora, giusto per conferma, per farti vedere che non è vero, vado sul mio canale, io ho 1400 52 iscritti attualmente sul canale. Sì. Guarda, ci sono appena andato ora sul canale. Oh mio Dio, 876 iscritti. Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, come avrete potuto capire dall'anteprima, l'argomento di questo vlog sarà la diminuzione improvvisa degli iscritti. Cosa è successo? Una settimana fa più o meno mi ha chiamato un amico dicendomi che YouTube stava togliendo iscritti ai canali in maniera random. Non gli ho dato molto peso inizialmente a questa cosa, sono andato comunque a controllare e avevo 1452 iscritti. Dopo un paio di giorni un utente iscritto al mio canale mi ha lasciato un messaggio nel quale mi diceva la stessa cosa. Siccome non sono un tipo che va ogni giorno lì a vedere quanti iscritti ho, mi era venuto in mente di andare di nuovo a controllare per sicurezza. Quando sono andato a controllare mi sono ritrovato con 860 iscritti più o meno, 862 iscritti, quindi ragazzi ho avuto un collasso. Sono praticamente lì per lì quasi svenuto e tutt'oggi sto ancora incazzato nero. Ovviamente la mia prima curiosità è stata come mai YouTube mi ha tolto 600 iscritti. Cercando da altri canali, su altri video YouTube, ho scoperto che ogni anno, da quando c'è Google dietro YouTube, loro hanno l'abitudine di eliminare gli account inattivi. E fin qui ci siamo. Ora, io la cosa che non capisco è questa. Molti account che secondo loro sono inattivi si erano iscritti al mio canale negli ultimi giorni. Quindi se un account si è iscritto 2 giorni prima al mio canale, com'è possibile che 2 giorni dopo quello stesso account non lo trovo più nella lista degli iscritti e quindi mi è stato eliminato? Come fa un account che 2 giorni prima si è iscritto a un canale essere secondo Google totalmente inattivo? Qui c'è qualcosa che non cosa, giusto? Perché se tu 2 giorni prima ti sei iscritto a un canale YouTube vuol dire che non sei inattivo da tanto tempo. Comunque hai fatto un'azione, però YouTube barra Google me l'hanno comunque eliminato. Questo è avvenuto con almeno una ventina di account di gente che si è iscritta soltanto 2 giorni prima sul mio canale, perché hanno le iscrizioni pubbliche, e che 2 giorni dopo sono spariti. Una di queste persone si è riscritta al mio canale, mi ha contattato privatamente e mi ha detto: "Non capisco perché mi hanno cancellato l'account nonostante che io non fossi uno degli utenti inattivi." Questo vi sa dimostrare che gli iscritti inattivi in realtà è vera fino a un certo punto, ma da un certo punto in poi è una stronzata. Quindi io vorrei dire a YouTube, anziché la mattina alzarvi, non sapendo che cosa fare, dite vabbè, togliamo un po' di iscritti ai canali, non sapendo che ogni canale, compreso il mio, soprattutto quelli come me che sono ancora piccoli, si fanno un culo così per cercare di crescere. Perché devi fare i video, li devi condividere su Instagram, li devi cercare di far conoscere su Twitter. Non parliamo di Facebook, ragazzi, perché anche Facebook è diventato un circolo vizioso nel quale se non paghi non vieni visualizzato, grazie al nuovo sistema che permette di far vedere i tuoi post a soltanto un sesto delle persone,
che sono iscritte alla tua pagina, quindi sistemi sempre più mangia soldi. Quindi io vorrei dire a YouTube, comunque a Google, è vero che questa è la vostra piattaforma, voi fate come volete, però abbiate un po' di rispetto per i canali come il mio, ma anche quelli grandi, perché non è giusto che se un canale abbia anche 1 milione di iscritti tu gliene togli 10.000 o 20.000 random o 100.000 o 600 o 100, perché tu la mattina ti svegli e dici ok, oggi ho deciso di togliere iscritti alle persone. Non è così che funziona, noi ci facciamo il mazzo così per farci conoscere, quindi non è che voi comodamente da una sedia prendete e disattivate account, perché così non va proprio, non ci siamo. La politica di YouTube deve cambiare e soprattutto dovreste cercare di aiutare i canali piccoli a farsi conoscere senza dover per forza e necessariamente pagare. Che ragazzi, chiudiamo con questo argomento. Io sinceramente in questo vlog non ho molto altro da dirvi, perché il canale sta andando, come vi ho già detto nel vlog precedente, con i soliti 3 video a settimana. Però andremo avanti con 3 video a settimana, anche perché ragazzi sinceramente fa caldo. Registrare diventa un vero e proprio martirio, perché con questo caldo registrare è abbastanza complicato. Ok ragazzi, passiamo ora alle vostre domande. Vi ricordo come sempre che per farmi domande dovete usare l'hashtag FAQ. La prima domanda me la fa Marco Cupi e mi chiede, fa hashtag FAQ, cosa ti sarebbe piaciuto vedere di più alle 3? Nel senso, ti sarebbe piaciuto vedere un gameplay di The Last of Us 2 o altri titoli? Allora, rispondo a questa bellissima domanda sia a Marco che a tutti quanti voi dicendo sì, mi sarebbe ovviamente piaciuto vedere un gameplay di The Last of Us 2. Sarebbe piaciuto vedere soprattutto se hanno ripreso la storia dell'1 o se sarà un titolo ex novo. Mi sarebbe piaciuto vedere anche un gameplay di Red Dead Redemption 2, titolo della Rockstar che dovrebbe uscire nel 2018 se non ricordo male. E infine mi sarebbe piaciuto vedere un gameplay più esteso di Vampire, che è un gioco nel quale noi saremo dei vampiri nella Londra del fine 1800, inizio 1900, insomma nel periodo più o meno di Jack lo Squartatore, titolo che secondo me è passato un po' in sordina ma che è molto molto interessante. La seconda domanda me la fa Lodino90, hashtag FAQ, preferisci le esclusive PS, cioè PlayStation, Xbox o Nintendo? In base a quale hai scelto, dici quali sono le tue preferite di quella SH, sarebbe Software House. Oh, ragazzi, vi devo dire la verità, non ho delle esclusive preferite. Nel senso, io ho sia la PlayStation 4 e sia l'Xbox One. Ho entrambe proprio perché non voglio perdermi le esclusive né di una e né dell'altra. Poi ovviamente ragazzi, per motivi di tempo non ho tutte le esclusive, perché se no non riuscirei a stare dietro tra il canale, comunque mi porta via tempo, la mia vita privata, non posso ovviamente giocare tutte le esclusive, però mi sono preso entrambe proprio per avere entrambe le esclusive. Devo dire la verità, non ho proprio delle esclusive preferite, cioè sia PlayStation che Xbox mi piacciono molto come esclusive. Vi parlo per esempio di Gears of War per Xbox, vi parlo di Uncharted per PlayStation 4, vi posso dire God of War, oppure vi posso dire comunque, non lo so, Forza Horizon, cioè eccetera eccetera eccetera. Quindi ragazzi, non ho delle esclusive preferite. La terza domanda me la pone sempre Lodino90, hashtag FAQ, in quale software house ti piacerebbe lavorare e perché proprio in quella? Allora io rispondo a Marco / Lodino90, ma anche a tutti quanti voi, dicendo che la mia software house preferita è sicuramente la Naughty Dog. Penso che chiunque di voi ne capisca, non abbia neanche bisogno di una vera e propria spiegazione, io comunque ve la fornisco, perché ragazzi, la Naughty Dog sono decenni ormai che sforna soltanto capolavori. È una di quelle software house che nel corso degli anni non si è mai persa, non ha mai pensato al dio denaro, fare big money, non ha mai pensato a questo. La Naughty Dog si è sempre concentrata sul fare magari non un titolo all'anno di una determinata saga, ma nel fare un titolo anche ogni 2-3 anni. Però ragazzi, quando vi porta quel titolo, ve lo porta fatto in maniera eccelsa. È proprio poco sotto metto la Rockstar Games, un'altra software house che amo già da anni, dai tempi di quando fece uscire il primo GTA, comunque da quando fece uscire Bully, che era un gioco nel quale bisognava andare a scuola e appunto bisognava fare del bullismo, era molto molto divertente eccetera eccetera, fino a GTA 5. Insomma, anche la Rockstar Games, Red Dead Redemption che ho nominato prima, sempre della Rockstar Games, hanno fatto The Warriors, ragazzi, tantissimi titoli, tutti che mi sono piaciuti molto. Quindi la mia software house preferita è Naughty Dog, però ragazzi anche la Rockstar Games è lì,
quindi io lavorerei, mi piacerebbe lavorare in una delle due. Quarta e ultima domanda me la fa sempre Lodino90 con scritto FAC, cosa ne pensi di Clash Royale? Allora ragazzi, questa è una bella domanda ed è un argomento del quale io vi volevo parlare, però non mi piace fare video specifici prendendo poi di riferimento cosa successe a altri canali o altri youtubers, perché non mi piace parlare di altri. Però devo dire che ultimamente, siccome io oltre a fare i video ovviamente guardo molti video, ho visto tanti canali che si sono dedicati a parlare di questo gioco e del fatto che alcuni youtubers spendono molti soldi nel fare, nello spacchettare, insomma nell'acquistare forzieri nel quale poi si trovano carte per giocare. Io ragazzi vi dico la mia, avevo pensato di fare una serie di Clash Royale perché lo vorrei provare, è un gioco comunque che mi attira, però poi quando ho letto che per andare avanti bisogna spendere soldi reali, se no non si ha possibilità di vincere, ho pensato di non portarla più perché mi ricorda molto un gioco d'azzardo. Cioè non mi sembra più un gioco salutare nel quale vince chi è più bravo magari strategicamente, ma mi sembra un gioco nel quale vince chi poi spende più soldi nel comprare forzieri, trovare magari carte forti tipo gigante o armate di scheletri eccetera eccetera, e quindi ha più possibilità di battere chi magari non può o non vuole spendere soldi. Quindi non mi piace il gioco che ti trasmette il messaggio che dice più spendi soldi e più puoi vincere, meno spendi soldi e meno possibilità hai di vincere, perché ragazzi parliamoci chiaro, potete anche essere degli strateghi nati, ma se trovate uno che ha speso molti più soldi di voi e che ha molti più giganti di voi, potete anche avere una strategia perfetta, ma se quello lì ha carte più forti, parliamoci chiaro, perdete a prescindere. Quindi a me questo tipo di gioco impostato in questa maniera non piace. Quindi io penso di Clash Royale questo: il gioco di base è molto bello, perché l'ho visto, è molto bella l'idea, è molto bello il fatto che non è un gioco come molti lo definiscono per bimbi o bimbi minchia. Secondo me non è un gioco solo per ragazzini, ma è un gioco anche per adulti, perché comunque dietro quel gioco c'è tanta strategia. La cosa che lo rovina è appunto il fatto che bisogna spendere soldi. Ok ragazzi, per il vlog di questo mese è tutto, mi raccomando lasciate un like se vi è piaciuto, commentate sotto, ditemi voi cosa ne pensate di Clash Royale, se siete d'accordo con me, se siete in disaccordo con me, quindi scrivetemi il vostro parere, la vostra opinione, che mi interesserebbe molto leggere. Scrivetemi se volete che porto anche uno o due episodi magari di Clash Royale, quindi se volete vederlo sul canale scrivetemelo, io magari provo a fare i primi episodi, vi posso accontentare, non c'è alcun problema. Come sempre, se avete fatto, iscrivetevi al canale, qui sotto trovate tutti i miei social network, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, eccetera. Vi ricordo nuovamente, ragazzi, mi raccomando, lasciatemi domande per il prossimo vlog di agosto, lascia FAQ, e poi seguito dalla vostra domanda. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al vlog del mese di agosto, e ciao gamers!